Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 47 e 48, 9 e 15 gennaio del 1901. Questa mattina mi sentivo tutta oppressa e schiacciata, tanto che andavo in cerca di sollievo. Il mio unico bene mi ha fatto lungamente aspettare la sua venuta, onde venendo mi ha detto: figlia mia, non presi io per amore tuo sopra di me le tue passioni, miserie e debolezze? E tu non vorresti prendere sopra di te quelle degli altri per amore tuo? Poi ha soggiunto: quello che voglio è che tu stia sempre unita con me, come un raggio del sole che sta sempre fisso nel centro del sole e che da esso ne riceve la vita, calore e splendore. Supponi tu che un raggio si potesse partire dal centro del sole, che ne diverrebbe egli? Già appena uscito perderebbe la vita, la luce ed il calore, e ritornerebbe nelle tenebre riducendosi al nulla. Tale è l'anima. Fino a tanto che sta unita con me nel mio centro,
Si può dire che è come un raggio del sole che vive e riceve luce dal sole, cammina dove esso vuole, insomma sta in tutto a disposizione e dalla volontà del sole. Se poi da me si distrae, si disunisce, eccola tutta tenebre, fredda, e non sente in sé quel movente superno di vita divina. Detto ciò, è scomparso. Siccome nei giorni passati il mio diletto Gesù si è fatto vedere in qualche modo adirato col mondo, e questa mattina non vedendolo venire andavo pensando fra me, chissà che non viene, perché vuole mandare qualche castigo? E che colpa ne ho io? Siccome vuol mandare i castighi non si benigna di venire a me. Sarebbe bello che mentre vuol punire gli altri, fa toccare a me il più grande dei castighi. Qual è la sua privazione? Ora, mentre dicevo questi ed altri spropositi, il mio amabile Gesù, quando appena si è fatto vedere, mi ha detto: Figlia mia, tu formi per me il più grande martirio. Perché dovendo mandare qualche castigo, non posso teco mostrarmi, perché mi leghi dappertutto e non vuoi che faccia niente. E non venendo, tu mi assordi con le tue querele, con i tuoi lamenti ed aspettazioni, tanto che mentre mi occupo a castigare sono costretto a pensare a te, a sentirti, ed il mio cuore viene lacerato nel vederti nel tuo stato doloroso della mia privazione. Perché il martirio più doloroso è il martirio dell'amore, e quanto più si amano due persone, tanto più riescono dolorose quelle pene che non da altri, ma da mezzo loro stesse si suscitano. Perciò statti quieta, calma, non voler accrescere le mie pene per mezzo delle tue pene. Onde lui è scomparso ed io sono rimasta tutta mortificata nel pensare che io formo il martirio del caro Gesù e che per non farlo tanto soffrire quando non viene devo starmi quieta, ma chi può farlo questo sacrificio? Mi pare impossibile e sarò costretta a continuare a martirizzarci a vicenda. Questi capitoletti cadono nel giorno santissimo del Venerdì Santo, quindi nel giorno in cui Gesù ha fatto mostra dell'oceano infinito del suo amore che ha voluto profondere in un diluvio, ecco, di sangue, in un diluvio di sofferenze inaudite, ma offerte con tutto l'amore del suo santissimo cuore, quell'amore che l'ha consumato più prima e più profondamente di tutti quanti gli indicibili martiri che la sua santissima umanità ha subito. E oggi, attraverso Luisa, ci parla del martirio dell'amore nel secondo capitoletto, e poi potremmo dire della legge dell'amore nel primo capitoletto. Io continuo a comprendere mano a mano che prosegue il cammino di conoscenza, anzitutto, del regno della divina volontà, come questo mondo sia un mondo, potremmo chiamarlo, tutto amore, di solo amore. Dentro questo mondo io personalmente penso che si entri in contatto con quella che poi è l'essenza di Dio ed è anche la quintessenza della divina volontà, perché la volontà divina non è altro che amore in atto, non c'è operazione che faccia Dio, neanche una, né all'intra né all'extra, che non sia amore assoluto, amore perfetto, amore supremo. Solo che noi esseri umani questo non lo percepiamo, ecco, non lo comprendiamo e altre volte non lo viviamo né rettamente né correttamente. Al più
nei casi più fortunati, l'amore di Dio è una conoscenza teorica, cioè noi sappiamo che Dio ci ama, noi sappiamo che tutto quello che vuole, che permette è per il nostro bene, noi sappiamo che nella creazione ci sono i diamo di Dio, cioè che già sono tante cose, eh? Ma questo sapere, ecco, questa forma che è già tanto, insomma, è un'apprensione intellettuale, non è sufficiente per conoscere l'amore di Dio. Nel Vangelo di San Giovanni il verbo conoscere, se conoscete me, conoscerete anche il Padre, no? Ecco, voi non conoscete nemmeno il Padre, dice Gesù ai farisei. Non è la conoscenza intellettuale, ma non è neanche la conoscenza superficiale che noi abbiamo con gli esseri umani, no? Abbiamo i conoscenti, non lo so, i colleghi di lavoro, queste persone, cioè magari facce note che vediamo tutti i giorni, ma non li conosciamo per niente, cioè conosciamo all'esteriore, non sappiamo quello che gli passa per la testa, che cos'è la loro vita, come campano, come vivono, no? E in verità questa conoscenza profonda, profonda tra gli esseri umani è quasi impossibile. Si avvicinano un pochino, ecco. Una coppia di sposi santi che si amano sul serio, che sono capaci di fare vita comune, condivisione. Ecco, questi si avvicinano un po' alla conoscenza di cui parla Gesù. Ma c'è sempre il fatto che il nostro corpo è il velo inviolabile della nostra anima, per cui nessuno può penetrare se non Dio dentro i nostri pensieri, dentro i nostri sentimenti, dentro le nostre emozioni, no? Io parlo con una persona, ma non so quella persona cosa sente dentro di sé, per esempio, alle mie parole, che reazioni ha. Questo vale per tutti. È impossibile. Ecco, eppure la conoscenza di cui parla Gesù è questa. E la conoscenza che si deve, si può e si ha dell'amore di Dio nella divina volontà è questa. Cioè si entra in questo mondo e l'amore di Dio lo si vive, non è che lo si conosce, lo si sente, lo si avverte in mille distinti, svariati modi, tanti, come dire, tante forme, tanti stili di preghiera e di vita nella divina volontà sono delle occasioni, ecco, di percezione di questo amore, no? Per esempio i giri. Però quello che si percepisce è che si è come circondati, si è come continuamente da questo vortice. E diceva uno scritto, adesso non mi ricordo di in quale contesto l'ho letto in questi giorni, quando c'è questo amore dentro, trabocca da fuori, trabocca di fuori, si vede? E non c'è possibilità che per quanto uno lo tenga, come dire, nascosto, come deve rimanere nascosto come esperienza intima e personale, no? Perché i segreti del re non si raccontano in giro. Però trabocca. E un po' come Maria Santissima, che per quanto ella faceva vita riservata, nascosta in quelle rare circostanze in cui doveva stare a contatto con le persone, era impossibile non accorgersi che dentro quell'anima c'era qualcosa di grosso, assolutamente impossibile. Anche se lei stendeva il velo sacrosanto, insomma, della più assoluta riservatezza su tutte quante le sue cose. Ecco, allora, dentro questo orizzonte devono essere interpretate le esortazioni odierne di Gesù. E devono anche essere concentrati tutti i nostri sforzi, lo sforzo soprattutto dell'attenzione, per entrare in questo regno. Gesù dice categoricamente, quello che voglio, quindi la sua volontà, è che tu stia sempre unita a me. E fa l'esempio del raggio del sole. Sempre.
Sempre vuol dire ininterrottamente. Vuol dire che l'unione con Gesù e con Maria, a cui tende la vita nella divina volontà, porta inevitabilmente, se correttamente percorsa, sì, percorsa, sì, a pensare sempre e solo a loro. Punto. L'anima sta unita con me nel mio centro e fino a quando sta così è come un raggio del sole che vive e riceve luce dal sole. Cioè, la fusione comporta questo. Abbiamo sentito nei giorni scorsi, no? La vita nella divina volontà comporta la cessazione delle passioni, non la forza di vincerle. Questo comporta il vivere facendo la divina volontà, dove attraverso la grazia e i nostri sforzi riusciamo a vincere noi stessi e a superarci. Se tutta la nostra attenzione è polarizzata nel vivere alla luce di questo sole, uniti con questo sole, pensando continuamente a Gesù, le passioni non possono muoversi. È diverso. Qualche tempo fa su Radio Buon Consiglio c'era un bellissimo scritto che parlava della differenza tra il fare la divina volontà e il vivere nella divina volontà e faceva la differenza tra il servo e il figlio. Io oserei anche dire tra il servo e lo sposo o la sposa. Un servo esegue degli ordini e se è un buon servo, per carità, servi fedelissimi, no? Ci sono anche tanti esempi storici, ecco, di fedelissimi, ma è un servo. Riceve ordini che mette in pratica. Un figlio no. Un figlio che è devoto del padre, che ha un rapporto d'amore con il padre, non riceve ordini, condivide la vita del padre. Ancora di più una sposa nei confronti dello sposo, degna di questo nome, è tutto in comune tra loro. Non ci stanno gli ordini. È vero che c'è un ordine soprannaturale, no? I figli sono sottomessi ai genitori e la sposa è sottomessa allo sposo, d'accordo? Ecco, ma proprio in questo orizzonte dell'amore, queste sono esortazioni quasi inutili, d'accordo? Non servono, perché dentro l'amore vero l'ordine della divina volontà è sempre rispettato ed è un ordine assolutamente soave e leggero, non c'è bisogno di fare troppe delucidazioni. Quest'amore comporta una vita da innamorati. Luisa, quando Gesù non ci andava, stava male, stava disperata. Non disperata nel senso negativo del termine, ma cominciava a piangere, a lamentarsi, a chiamare Gesù in continuazione fino a quando non tornava. Noi dobbiamo pensare a queste cose. Anche perché qui poi Gesù nel secondo capitoletto commenta questo modo di fare di Luisa e lo commenta in maniera molto significativa. Quindi due innamorati non possono stare lontani l'uno dall'altro, non ci possono stare. Chi è stato innamorato lo sa. Io quando ero giovanissimo che avevo le morosette, insomma. Quando l'estate mia mamma mi portava in montagna, per me si faceva la morte dell'anima, insomma, sapere che per un mesetto e mezzo non potevo vederla, era proprio la fine. Le lettere, le cose, le telefonate, lunghe 2 ore, insomma, no? Perché non ci si può stare. Cioè, questa è un'esperienza che noi facciamo come esseri umani. Ma con Gesù questo è decuplicato, centuplicato, milluplicato, se si può dire questa espressione. Adesso domanda, chi è che chiama così potentemente Gesù, che vuole così tanto stare con Gesù, no? Questa è una cosa che dovrebbero fare tutti. Quando Gesù, prima, molto prima di Luisa, l'ho detto tante volte, fece la rivelazione del Sacro Cuore, lamentò la freddezza e l'indifferenza. Cioè, noi oggi contempliamo la passione e la morte di Gesù. Chi recita l'ora della passione
Cioè, vede Gesù che va quasi elemosinando in giro, per favore, accogliete questo amore, fatevi salvare, che altro dovevo fare per te? Durante la veglia di ieri sera c'erano dei passi molto belli, dove Gesù si descrive sempre negli scritti di Luisa come il ramingo che va in giro cercando qualcuno, d'accordo? Che gli apra la porta, che accolga il suo amore e lo ricambia. Non trova quasi nessuno. Proprio noi queste cose non le capiamo. La gente non gli passa manco per anticamera del cervello. Eppure la massima gioia che si possa dare a Gesù è accogliere questa montagna infinita d'amore e farla propria e ricambiarla. Perché dentro questo tutto si compone, tutto si risolve. Tutto si aggiusta, ecco. E senza fatica. Questo significa entrare nel regno della divina volontà. Le parole che Gesù dice a Luisa sono impressionanti. Cioè, spero che abbiamo capito, perché questa è una cosa che io oggi ho omesso, insomma, di un paio di capitoletti, uno perché parlava dei Maggi, un altro perché parlava di cose già molte volte viste, no? Abbiamo visto tante volte perché Gesù non andava da Luisa, perché se stava con Luisa e Luisa cominciava a dirgli dai, prendo io le tue sofferenze, su, abbi misericordia, e lui non poteva permettere nessun tipo di castigo neanche ai più incalliti peccatori, per i quali, come dire, il tentativo, insomma, di scuotere un pochino le loro coscienze era l'ultima chance. Non poteva, perché era legato dall'amore di Luisa. Non voleva dispiacerle. E allora dice, adesso mo non ci vado, ma se non ci va, dice, è lo stesso, dice, il mio cuore è lacerato. Perché? Perché Luisa sta desolata, sta piangendo, sta disperandosi in senso buono, perché Gesù non ci è andato. Gesù dice, non so che devo fare. Perché se voglio castigare le persone, ci posso venire. Ma se non vengo, te vedo in questo modo e mi si spacca il cuore, che faccio? Allora Gesù ci prova, tra virgolette, ma cioè, io quando dico queste cose, cioè, se non le vedessi scritte, non le direi mai. Però uno che deve pensare dinanzi a queste cose. Allora diceva, facciamo così, se mi vuoi bene quando non vengo stai quieta. E quella risponde che sto quieta, no, non ce la farò mai. Dovremmo continuare a martirizzarci a vicenda. Cioè io, Luisa, essere un martirio per Gesù. Perché? Perché se lui non viene, io non sto quieta e non vedo l'ora che torna e comincio a chiamarlo in tutti i modi possibili e quasi lo tiro, quasi lo trascino, insomma, dal cielo. Lui non vuole venire perché c'ha da fare con la sua giustizia, però soffre del fatto di non venire e non sa come uscirne fuori. Questo è quello che c'è scritto in questo capitolo. Io a volte dico, non lo so se sono io che sono strano, insomma, ma io leggendo queste cose mi restano impresse, insomma, come dire, mi colpiscono profondamente, le prendo molto molto sul serio. Molto sul serio. Perché vuol dire che si intesse con Gesù. Questa non è un'esclusiva di Luisa. L'amore divino non è come l'amore umano. E questa è una delle cose più belle che lo differenzia dall'amore umano. L'amore umano è esclusivo. Quindi concepisce gli altri come una minaccia. Vuole l'oggetto amato tutto per sé. In tutte le forme in cui appare, sia in quelle, come dire, canoniche, sia in quelle camuffate. La gelosia malsana è uno proprio delle spie più grandi dell'amore egoistico, umano. Ma noi sappiamo che Gesù ama ogni anima come se fosse l'unica, in modo tale che tu hai la percezione di essere l'unico, ma l'unico non sei. Sicuramente. D'accordo? E il fatto che Gesù ami tutti gli altri non ti fa nessuno dire, ah no, ama qualcun altro. Non esiste, d'accordo? Anche perché, tra l'altro, nella sua onnipotenza divina,
come dire, non ti dà la percezione di questo fatto, perché ti fa sentire l'unico o l'unica. Ed essendo l'amore, come dire, il bonum diffusivum sui, quindi tendente a rallegrarsi del bene altrui, se una persona che conosce l'amore di Gesù sa che un'altra persona lo sta conoscendo, ma si rallegra infinitamente, non è che dice, ah, mo, lo voglio solo per me, sarebbe completamente ridicolo. Quindi questo non è certamente le forme, i modi, noi non possiamo, come dire, costringere assolutamente, insomma, la divinità a darci o a farci cose particolari, no? Né ad aspettarci niente di particolare. Però, a quello che possiamo sapere, le anime che vivono queste cose non sono semplicemente, come diceva Calvino, anime predestinate, cioè Dio ha deciso che era così. E quindi a lei è toccato così e a me è toccato colà. Cioè, proviamo un attimo a pensare a questo. Cioè, se Dio sparasse nel mucchio, dice, bene, questo non gli faccio vedere queste cose, invece quest'altro niente. Cioè, che cosa penseremo? Penseremo, vabbè, certamente che Dio è grande, fa quello che gli pare, però insomma, c'è qualche piccola riserva, insomma, su questo stile, no? Come se fosse una volontà cieca, un accordo che dice questo sì e questo no. Quello è il filo dell'oca bianca, perché quello sì e io no? Perché non è così, non funziona così. Perché potenzialmente tutti possono vivere queste cose, nessuno escluso. Quasi nessuno le vive perché? Perché la quasi totalità del genere umano ha ben altre cose a cui pensare. Neanche accoglie il ramingo Gesù. Neanche si degna di andare a ricevere la sua misericordia, neanche si degna di mettere il naso dentro una chiesa, uscendo fuori dalle metafore. Qualcuno sicuramente si farà scivolare addosso addirittura la Pasqua, senza fare neanche la mossa di andare a messa, che andare a messa a Pasqua non è, come dire, sufficiente, no? Ma insomma, meglio che niente, proprio zero assoluto è qualcosa, no? Ma certamente. Oggi è Venerdì Santo, sicuramente una barca di gente, come dire, passerà la giornata senza neanche rivolgere un pensiero a Dio che è morto per lui. Si abbofferanno le carni magari in contesti o in ambienti poco caratterizzati dalla fede. Non parliamo di quanti nemmeno lo sanno che oggi è giorno di digiuno, come dire, canonico, quindi obbligatorio, almeno per le persone, secondo la legge della Chiesa, c'erano tra i 18 e i 60 anni. Porta assolutamente nulla a quasi nessuno, no? C'è un clima di indifferenza totale. E da dove viene questa indifferenza totale? Viene dalla volontà umana. E come reagisce Gesù dinanzi a questa? Piange, come reagisce? Soffre, come ha fatto in questo giorno. Punto. Soffre, però il suo amore, come dire, è bloccato, è inibito. Perché non trova un canale, non trova una porta aperta, non trova un transito, gli ritorna indietro. Un'altra delle cose bellissime che si conosce nel regno della Divina Volontà, no? È che noi siamo privi di tante cose solo per colpa nostra. Tutte le rivelazioni che Gesù fece a Luisa sul Fiat, che avevano Adamo ed Eva, tutti i beni che avevano, tutti i doni che avevano, tutte le ricchezze che avevano, tutta la felicità che avevano. Cose che sarebbero state riservate per tutto il genere umano e che semplicemente non le hanno volute. E quante grazie e quanti doni Gesù farebbe agli uomini se soltanto si mettessero in condizione di volerle. Ma una delle condizioni fondamentali è proprio questa: è aprirsi al suo amore anzitutto. E se vuoi questo, quindi se vuoi vivere veramente il cielo sulla terra, Gesù deve diventare il centro unico del tuo cuore. Tutte le altre cose vanno tagliate. Tagliate non significa che chi ha i figli deve mandarli fuori di casa, chi ha la moglie deve lasciarlo, cose di questo genere. Bisogna sempre, io faccio queste puntualizzazioni perché conoscendo il cuore umano non vorrei, ecco, follie
di travisamenti, tra l'altro non nuove sarebbero nel mondo della Divina Volontà, come quelli che dicono che siccome la Divina Volontà fa scomparire le passioni, non ci confessiamo più. Ecco, che sono pazzie e aberrazioni, no? Ecco. È un problema di cosa ci sta nel centro del tuo cuore, d'accordo? E di come ami tutte le creature che vanno amate, ma vanno amate in Gesù, non al posto di Gesù. Ecco. Quando si entra in questo orizzonte, veramente la vita diventa un'altra cosa. Quindi tutto lo sforzo della nostra attenzione deve essere polarizzato, ricordando questa immagine, nel fare in modo che la nostra vita sia come un raggio del sole. Non si perda mai il contatto, la connessione con Gesù e con Maria, che devono essere gli unici, nel senso appena spiegato, oggetti dell'amore del nostro cuore. Prendici per mano, Divina Maria, e portaci dentro il mistero dell'amore infinito di Gesù e insegnaci a vivere soltanto di Lui e per Lui. È il segreto della felicità. Il regno della Divina Volontà è il segreto della felicità, della conoscenza della volontà di Dio come amore, l'accoglienza di ciò che questo comporta, il ricambio pieno, convinto e totale di ciò che esso è la via maestra per entrare in questo mondo tutto divino. Tu questa via la conosci, non alla perfezione, di più. Prendici per mano e guidaci in essa. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.